di questa zona. Come avevo accennato prima, risalendo a delle foto storiche, negli anni 50 questi erano terreni agricoli che poi sono stati usati dalla vecchia proprietà per cavare e trovare materiale, estrarre materiale per poi costruire il quartiere di Metanopoli. Questa zona viene chiamata dei Sette Laghetti. Infatti, vabbè, io non sono nato qui, però da giovane venivo in bicicletta a fare ciclocross nelle sponde di questi laghetti. Di questi sette laghetti, due o tre sono rimasti, sono quelli che avete visto prima con Fabio. Questi due invece sono nuovi e sono legati a un progetto che è stato fatto, realizzato nel 2010 dal capofila, è stata la LIPU, che ha realizzato questi scagni che avrebbero dovuto avere lo scopo didattico. In realtà poi la vecchia proprietà ha ceduto l'area all'amministrazione comunale intorno all'anno 2000. Noi avevamo già segnalato la zona come interessante e poi l'amministrazione comunale ha dato in carico al WWF uno studio di tutta l'asta del Lambro, da San Donato fino a Molignano, per capire le valenze e l'importanza della biocorridoio del Lambro settentrionale. Da questo è scaturito, come vedete sul volantino, che comunque questa zona, essendo comunque vicina a Milano, siamo in linea d'aria a 5 km dalla piazza del Duomo, comunque ha una certa importanza, una certa specificità. Ci sono state censite oltre un 130 specie arboree, di cui un 30% rare, non riscontrabili qui come assioma, ma in realtà sono state trovate. Per un paio d'anni, per due o tre anni, quindi la zona è stata data al WWF Italia come OSI, poi la cosa è un po' decaduta. Nel 2008 la città metropolitana, la provincia, aveva individuato questa zona per fare il primo esempio di metro bosco, che è il bosco nuovo che poi si andrà a visitare, che è quello. Poi la LIPU ha fatto capofila per quest'altro progetto, in cui i soggetti li vedete lì nella bacheca, per realizzare questi due stagni, la recinzione più fitta, questi pannelli fotovoltaici che avrebbero dovuto dare poi alimento all'acqua, che poi in realtà dopo 3-4 mesi sono stati rubati. Comunque noi abbiamo sempre seguito la cosa, c'è sempre stato un rapporto di estrema collaborazione con tutte le realtà che hanno seguito questa zona, e nel 2010 siamo di nuovo entrati a far parte della gestione di quest'area attraverso una convenzione che ha di solito la durata triennale, e già questa è la terza volta che noi ripetiamo la convenzione con l'amministrazione comunale, che è la proprietaria di questa zona. La convenzione dovrebbe scadere a fine anno prossimo, speriamo comunque che si vada avanti. Questa è la parte terminale, come si diceva, del biocorridoio che dal Lambro arriva fino a qui e potrebbe poi andare avanti ancora fino al comune di Milano, fino a Ponte Lambro, Monlue, piena di sorprese anche dal punto di vista faunistico, perché in realtà non c'è solo una grossa avifauna come specie che vengono descritte nel volantino, ma ci sono anche dei mammiferi, anche grandi, insospettabili, che vi diremo poi alla fine, sorpresa. La tigre? Non è un predatore, però diciamo come dimensione è abbastanza grossa. Abbiamo avuto le tracce, abbiamo avuto diversi rilevamenti, ma purtroppo per il momento non abbiamo ancora visto. Sentito, l'abbiamo sentito, sì, noi facciamo le lucciolate d'inverno qua, a maggio, e abbiamo a un certo punto sentito l'abbaio di questo animale caratteristico, che poi vi dirò, e ci eravamo spaventati perché sembrava un cane ed era molto vicino a noi. Poi dopo invece abbiamo capito che invece era l'altro animale di cui vi diremo alla fine. Okay. No, ecco, la specificità poi di questa zona è che è una zona di anche importanza idraulica, perché poi il fiume qua si espande e quindi è una cassa di espansione naturale del fiume che permette alla corrente di rallentare, quindi di creare meno problemi di là. E poi è piena di, vedete, ambienti naturali molto differenti e simili tra di loro, la cui natura non è così completamente naturale, perché di quei sette laghetti, 5-6 sono stati riempiti dalla proprietà con dei detriti di origine inertica, cioè sono stati degli inerti che sono stati messi e hanno creato questi grandi prati. Okay. Quindi qui sotto c'è tutto questo.